squadra. No, lui, domanda al Palazzo di Giustizia con Nicola. L'ultimo libero dei Notav arrestati nell'operazione di fine gennaio, al quale chiediamo come mai il fatto di consegnarsi. Appunto, il fatto di consegnarmi è principalmente perché ci sono altre persone, altri compagni in carcere e il domiciliare. E quindi invece di fare una scelta più individuale che non mi avrebbe portato a consegnarmi, penso che vale la pena di affrontarla così, anche perché c'è un bel movimento che ci tiene alle persone che sono. Sì, si dice che si parte e si torna insieme, là anche dopo gli arresti avrai saputo dovere della solidarietà arrivata ai detenuti. C'è stata qualche storia particolare che ti ha colpito dei compagni che sono dovuti subire il carcere o i domiciliari? Sì, a me quello che mi colpisce innanzitutto è che se li stanno tenendo tanto questi di San Vittore, di Trento, cioè che veramente troppo. E poi mi ha colpito molto questa di Giorgio, tanto perché l'isolamento che gli avevano dato, cioè era molto pesante la censura, era una cosa che veramente anche a distanza mi faceva. Poi lui è forte, ho sentito che comunque l'ha affrontata con una, quindi benissimo, però insomma sono cose che impattano. E quindi cosa ti aspetti adesso? Vediamo, non mi aspetto niente, mi aspetto di rispondere a qualsiasi provvedimento al massimo, cioè nel senso più saranno pesanti e più sarà da parte mia, diciamo. Perfetto, grazie. Prego.